Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Rebecca. Ciao! E vi insegneremo una canzone che è... Cherofobia di Martina Attili. Martina ha puntato. Dopo la sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, prima di procedere con questo video io vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così ogni qualvolta che esce un video nuovo lo potete andare a guardare subito. Andiamo agli accordi. Bene ragazzi, questa canzone si compone di tre accordi che sono Fa maggiore, quindi dove ci sono i due tasti neri, qui c'è il Do sulla sinistra, Re, Mi, Fa, La, Do, questo è il Fa maggiore, poi avremo accanto Sol maggiore, Sol, Si, Re, e La minore, La, Do, Mi. Questi sono i tre accordi. Nella strofa farà quattro movimenti per ogni accordo e ripeterà due volte il Fa maggiore, all'inizio e alla fine del giro. Quindi diciamo che mette quattro accordi, dove il primo e l'ultimo sono il Fa. Vi facciamo ascoltare. Come te lo spiego la paura di essere felice, quando non l'hanno capita nemmeno i miei amici. Mi dicono di stare calma quando serve, mi portano del latte caldo e delle coperte, ed è proprio quando stanno a parlare che vorrei gridare grazie a tutti, ora potete andare, ma resto qui. Ok, quindi questa è la strofa e fa quattro battute, diciamo quattro movimenti per ogni accordo. Andiamo al ritornello direttamente, poi ci sarà un'altra strofa ancora, ma gli accordi sono sempre gli stessi. Nel ritornello gli accordi restano comunque uguali, solo che farà due movimenti per il Fa, due per il Sol e quattro per il La minore. Ora vi facciamo ascoltare. Ok, come abbiamo visto fa 2, 2 e 4, poi la canzone riprende uguale a prima, sempre strofa, ritornello, arriva alla fine e l'ultima frase proprio è come il ritornello si dimezza. Vi facciamo ascoltare, noi però faremo un accordo per rallentarla un po', un accordo ogni, anziché ogni due faremo solo un accordo, vi facciamo ascoltare. Dirti che staremo bene, dirti che staremo insieme, dirti che è così che andrà. Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua. Bene, e poi il brano finisce così. Bene, come abbiamo visto anche questa è una canzone molto semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Rebecca. Grazie a te. Rebecca, com'è il tuo cognome? De Matteo. De Matteo, seguitela su Instagram che è forte. E vi lascio in descrizione come sempre un link dove trovate il testo con gli accordi, poi altri link di puntate che proprio servono per imparare qualcosa al pianoforte ed in più la diteggiatura per entrambe le mani. Se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra c'è un link di una puntata che parla di come poterlo fare, quindi vi lascerò anche quella in descrizione. Ciao ragazzi, alla prossima!